Giovanpaolo Arioldi, CEO di Upstart, che è il principale portale in Italia per investimenti in equity crowdfunding. Grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie Manuela e buongiorno a tutti. Buongiorno, allora mi fa molto piacere parlare con lei oggi perché insomma, vorrei riuscire ad aggiungere qualche elemento in più a questo argomento che ho detto bene è presente, non è del futuro. Molti pensano che gli investimenti legati al tema ambientale rappresentino qualcosa che deve ancora arrivare, invece non è così, è corretto? È corretto, esatto, è una realtà concreta che stiamo cercando di inserire nei nostri portali creando delle che si occupano di investimenti in crowdfunding e che quindi sono alla portata di chiunque voglia approcciarsi a questo nuovo metodo e a questo nuovo sistema di investimento fatto di aziende molto virtuose legate a un'economia più sostenibile. D'accordo. Allora, Giovanpaolo, se sei d'accordo, ci possiamo dare anche del tu, perché vorrei che questo argomento Certo, fosse volentieri. sempre più smart. E allora, abbattiamo, visto che ci sono un po' di resistenze, adesso capiremo anche in che modo, abbattiamo anche, come dire, cose che diventano più difficoltose, no? Quindi come quello di rivolgersi tramite in modo molto più friendly. Ecco, allora, Giovanpaolo, partiamo intanto dal dire, dal raccontare chi siete. E perché poi il vostro interesse si è spostato proprio, su questi temi? Di fatto Upstart nasce come portale di equity crowdfunding e nel tempo si è evoluto in Crowdbase, che è il primo fintech investment hub che racchiude diverse verticali specializzate per ogni esigenza finanziaria di un'azienda in relazione al suo stadio di vita, utilizzando strumenti finanziari che sono più smart e democratici rispetto a quelli del tradizionale canale bancario, sia dall'equity che al debito. Ma vengono basati tutti sul modello della condivisione del finanziamento collettivo o crowdfunding. E questo ci ha permesso, nel nostro ancora piccolo ma promettente mercato, di essere il primo portale nel 2020, essere ancora sul podio quest'anno con una sessantina di milioni, quindi stiamo parlando di cifre molto piccole rispetto al mercato dei capitali a cui si è abituati a parlare, però finanziando qualche centinaia di aziende attraverso questi strumenti di finanza innovativa. E abbiamo introdotto le principali innovazioni che sono sul mercato, come la possibilità di rubricare in maniera alternativa le quote, il pagamento in criptovalute, la bacheca degli annunci per gli scambi del compravendita delle quote, il crowdlisting per replicare le IPO in modalità crowd con un risparmio di tempi e costi, delle procedure per semplificare anche la gestione dei mini bond. E quindi abbiamo pensato che fosse giusto fare qualcosa anche pensando al tema della sostenibilità. Certo. Ecco, laddove mi piace già, per esempio, visto che ho detto mi piacerebbe mettere i puntini sulle i su alcune questioni. Finanza innovativa, finanza sostenibile, no? L'innovazione, che è una parola, insomma, che no, oggi vuol dire una cosa, domani ne vuol dire un'altra, proprio perché corre veloce, veloce, si evolve velocemente. La finanza sostenibile, dico una cosa un po' provocatoria, appunto, quello che dicevo poco fa, non dovrebbe essere innovativa, cioè dovremmo aver già ben presente, no? Quali sono gli investimenti che possono fungere anche da sostegno per il nostro ambiente? Sì, esatto. Il tema è che purtroppo questa economia, questo mondo è fatto di piccole aziende che difficilmente riescono a trovare il loro spazio in dimensioni più ampie. Quindi il loro, diciamo, sbocco naturale è quello di utilizzare dei portali come il nostro che gli danno una visibilità tale per riuscire a creare un proprio spazio all'interno del mercato e dimostrare anche alle B Corp che hanno qualcosa e hanno delle capacità che possono essere introdotte anche da dei player più grossi e pertanto sono, diciamo, aziende e investimenti a chilometro zero che fanno la differenza. Tutto nel nostro paese è fatto di tante piccole medie imprese che tutte insieme contribuiscono a dare dei risultati significativi. Ecco, l'unione in questo caso fa la forza e dà dei vantaggi per tutti.
anche nel Ok, nostro piccolo. certo. Ecco, diciamo che si ha un po' paura dei costi quando si parla di finanza sostenibile, poi ci arriviamo perché c'è un po' questo falso mito per cui se si portano avanti degli investimenti appunto sostenibili, così come dice la parola stessa, si paghi di più, però ci arriviamo. Ti faccio una domanda, perdonami, che poi ci porta anche a valutare alcune decisioni che avete fatto voi in questo contesto. Appunto, investimenti, tutti sappiamo che cosa significa, quanto servano appunto per il sistema paese. Tu prima hai detto l'Unione fa la forza, quindi sappiamo molto bene che investire sul nostro paese poi è un guadagno per tutti. Però appunto le decisioni che partono proprio direttamente dalle aziende hanno ancora delle sfumature negative perché hanno poco invece interesse a valutare quei finanziamenti che possono anche aiutare l'ambiente, come dicevamo poco fa. Quali sono le principali resistenze che secondo te ci sono ancora oggi? Una di queste può essere appunto il falso mito dei costi che sono più elevati? Non so, chiedo a te ovviamente, partiamo da qui. Sì, come dici Emanuela, la principale barriera è il costo, nel senso che le aziende preferiscono investire in ciò che produce per loro reddito. E quindi gli investimenti nell'abbattimento della CO2, nell'efficientamento energetico, nell'economia circolare, sono visti come un qualcosa per cui siamo obbligati, perché abbiamo un senso morale nei confronti diciamo, della collettività, del prossimo, dei nostri figli, a realizzare. E non le vediamo come un risultato tangibile, concreto. Ma degli Ok. studi fatti a livello comunque internazionale dimostrano che le società più virtuose, quelle che si adoperano e fanno maggiori investimenti in tematiche ESG, sono quelle che nel medio-lungo termine producono più reddito. E producendo più reddito, perché più virtuose, non solo fanno un beneficio per la collettività, ma ricevono anche più investimenti. Quindi sono quelle più lungimiranti, perché hanno capito che l'attenzione a queste tematiche non dà solo un vantaggio concreto a tutti e al nostro ambiente, ma gli permette di raggiungere capitali che diversamente non riuscirebbero ad avvicinare. E questo è importante, perché se i fondi di private equity o grandi fondi di investimenti si rivolgono e cercano investimenti in quel settore, ci sarà motivo non solo per dimostrare che impattano meno, ma anche perché hanno un ritorno superiore, mediamente di diversi punti percentuali in più, a volte anche 20% rispetto a aziende del medesimo settore che invece non adoperano politiche Certo, sostenibili ESG. certo. Ecco, ma i primi risultati effettivi, cioè quando ci sarà più tangibile questa cosa? Cioè, nel senso che appunto le aziende che decideranno di investire in modo innovativo davvero avranno la meglio, insomma, sul mercato? Perché ancora non è così tangibile, sbaglio? Assolutamente. Noi abbiamo iniziato già, per conto il nostro piccolo, dicevo, a introdurre nelle valutazioni che facciamo delle metodologie di valutazione legate agli investimenti sostenibili. E pertanto andremo a creare in particolar modo una divisione specifica per aziende di questo tipo. Quindi è una rivoluzione che è già in atto. Sicuramente non sarà una cosa immediata, e dovrà essere dimostrata dai risultati che arrivano nei prossimi anni. Ma è già in atto ora una rivoluzione, e sarà una modifica che sarà radicale e coinvolgerà tutto il sistema e tutto il sistema degli investimenti. Allora, cerchiamo anche di capire come dare soluzione a questa problematica, mettiamola tra virgolette. Io leggo che, secondo uno studio commissionato proprio da voi, da Opstart, la galassia aziendale, l'avete definita così, immette nell'ambiente poco più di 20 tonnellate di CO2 all'anno, sommando l'attività dei dipendenti, dei collaboratori, l'utilizzo dei server e il traffico generato dai siti web. Allora, è corretto, giusto? I dati sono questi, è una ricerca che avete condotto voi per cercare di capire anche come assorbire, diciamo così, dall'ambiente queste tonnellate di CO2 l'anno. Allora, partiamo dalla vostra ricerca, che dici magari anche quando è stata commissionata per avere un riferimento temporale, e poi cerchiamo di capire cosa avete deciso di fare voi proprio per aiutare l'ambiente. Esatto. Allora, parto col dire che avendo una volontà di andare a dirigersi in una direzione come quella degli investimenti
ecosostenibili, chiamiamole in questo modo, non potevamo essere il calzolaio con le scarpe rotte. E quindi in prima persona ho cercato di capire quanto Dare il buon andavamo a impattare esempio, noi no? su questo. Dare il buon esempio prima di tutto, Esatto, certo. assolutamente. Quindi andiamo a vedere quanto impattiamo noi. Nonostante siamo un'azienda di servizi, no? Un'industria siderurgica, quindi lavoriamo col telefono, con gli smartphone, con gli iPad, con il computer e con i server. Il sito è il nostro principale strumento di lavoro e quindi oltre ad andare a ottimizzare e minimizzare l'impatto dei server con dei siti che consumano di meno, riducendo il più possibile l'utilizzo della carta stampata, quindi, cercando di essere un'azienda paperless, piuttosto che favorendo lo smart working per ridurre gli impatti di spostamenti, abbiamo commissionato a una società che si occupa appunto di fare queste analisi ancora nel 2020, quando dovevamo redigere il bilancio di sostenibilità. Siamo la prima fintech che ha deciso di dotarsi del bilancio di sostenibilità con un rating. Abbiamo cercato di capire cosa succedeva e sono stato anch'io sbalordito dal fatto che produciamo comunque 20 tonnellate, cioè, per quanto mi riguarda sono tantissime per la nostra azienda di piccole dimensioni, quindi non mi immagino neanche cosa possa inquinare un'azienda molto più grande di noi. E giustamente, oltre a verificare quello che si è lo stato di fatto, si cercano delle soluzioni. E pertanto le soluzioni che ci sono state rappresentate erano un po' lontane e poco controllabili, perché proponevano di andare a piantare delle piantine, non so, in Amazzonia piuttosto che in Africa, ma col rischio che purtroppo, non essendo controllate, non avendo, essendo in un territorio, diciamo, difficile, risultasse essere un investimento più di facciata che diciamo, reale, concreto. Nel nostro caso, fortunatamente, la soluzione ci è cascata in mano, che avendo tra le principali offerenti Forever Bamboo, abbiamo visto e valutato quali erano le soluzioni che loro offrivano e pertanto per noi è stato facile e semplice scegliere come risolvere questa situazione. Ok. Sì, prego, prego, non volevo interromperti, stavo seguendo un po' il discorso, peraltro conosciamo anche la realtà, nel senso che come ti dicevo, cerchiamo anche noi, come dicevi tu prima, di dare il buon esempio, di parlare, no? Noi ovviamente da osservatori che in qualche modo vogliono cercare di fare anche un minimo di educazione finanziaria e sicuramente il tema dei finanziamenti sostenibili cioè il tema è centrale, insomma, quindi perdonami, prosegui pure. Semplicemente per raccontare la nostra scelta dove si è focalizzata, quindi tenuto conto che abbiamo queste 20 tonnellate che produciamo stand alone e della reale situazione in cui ci troviamo e delle soluzioni che c'erano sul mercato, quella proposta da loro è quella che mi ha convinto di più, ma mi aveva già convinto in fase di pubblicazione del loro progetto sul portale, che ritengo molto molto valido, ambizioso e che darà risultati che vengono promessi, ma concentrandosi sul modello, la soluzione loro proposta con il protocollo di coltivazione, i tagli periodici che hanno deciso di car far caratterizzare nel loro modello, permettono di assorbire CO2 36 volte di più rispetto a un normale bosco misto a parità di superficie. E quindi la soluzione è stata chiaramente quella di andare ad acquistare una supercella, che nel nostro caso sono 1000 metri quadri di foresta, che sono state messe a disposizione e soprattutto in Italia, quindi dove viviamo, che andiamo a realizzare un investimento qui a casa nostra, nel quale possiamo avere un beneficio in termini di assorbimento di CO2 che è, diciamo, diretto, immediato, a chilometro zero, lo possiamo percepire noi nell'aria che respiriamo rispetto a un investimento fatto lontano da casa e meno controllabile. Ok. Quindi la supercella che abbiamo acquistato ci permette di assorbire 26 tonnellate. Quindi per 20 anni noi assorbiremo 500 tonnellate di CO2 e siamo coperti per l'attuale stadio di crescita, di situazione aziendale. Chiaramente nel momento in cui saremo di più, avremo più server, abbiamo più computer, più persone, più dipendenti, andremo a integrare con quello che serve. Ma già oggi abbiamo una riserva di 6 tonnellate che ci copre ancora per
per un po' di tempo, ecco. Questo è un Sì, po' esatto, quindi non è questa è che la va scelta, diciamo. esatto, non è che va a risolvere solo nell'immediato presente, ma insomma pone le basi per il futuro, quindi poi è un processo che, come dire, virtuoso, che non si arresta mai, no? Perché si mettono le basi oggi, poi si aggiungono dei tasselli e però i benefici si continueranno ad avere negli anni, insomma, questo è un altro aspetto Sì. assolutamente positivo che poi si ricollega anche al tema un po' più terra-terra dei soldi, però che comunque quando si parla di investimenti, quando si parla di aziende, insomma, non si può assolutamente allontanare, aiuta a capire come poi nel tempo quello che noi investiamo oggi venga recuperato, no? È un po' quello che dicevamo poco fa. Sì, assolutamente. Un investimento assolutamente contenuto e quindi c'è anche il vantaggio del risparmio da questo punto di vista. Quindi chi lo scettico dice: ma quanto mi costerà assorbire 500 tonnellate nei prossimi 20 anni? Si pensa a investimenti mostruosi, invece stiamo parlando di qualche migliaia di euro, quindi assolutamente alla portata di tutte le aziende, ma che ci permette di dare un'impronta significativa a un problema, un'esigenza nella quale possiamo anche noi essere attori in prima persona facendo qualcosa. E quindi la soluzione che è stata proposta ritengo che sia attualmente sul mercato quella più innovativa per risolvere questa problematica e dare un imprinting anche all'azienda che sia, diciamo, in quella direzione. Ok, senti, ottimo, questo io spero che insomma, il messaggio passi nel modo giusto perché poi, no, lo dicevamo poco fa, le resistenze spesso ci mettono di fronte, cioè davanti agli occhi un paraocchi e non ci fanno andare oltre, però credo che insomma, quanto, ecco no, lo chiedo a te, lo stavo dicendo io, ma chiedo sempre conferma anche a te. Quanto il periodo anche emergenziale che abbiamo vissuto sembra quasi che magari non ci sia un collegamento diretto, ma ci ha aiutato ad accelerare anche su questi processi, visto che a livello di innovazione abbiamo dovuto in qualche modo tutti un po' rapportarci a novità, appunto, eccetera, eccetera. Beh, diciamo che durante il periodo del lockdown è stato un periodo per tutti, oltre che di grande paura, ma anche di grande riflessione. Noi abbiamo avuto modo di andare a rivedere tutti i nostri processi, tutte le nostre strategie, anche in funzione di un mondo che non era più quello a cui eravamo abituati, ma un mondo Appunto, nuovo. appunto. E di conseguenza, abbiamo visto anche in un periodo relativamente breve, nonostante diciamo, la parte negativa del quanto si stava, tra virgolette, meglio, quanto era più fresca e limpida l'aria che respiravamo, quanto, diciamo, la natura ha goduto degli svantaggi che noi vivevamo personalmente, perché eravamo, diciamo, rinchiusi in casa, ma la natura ha respirato, ha preso una boccata di ossigeno. E quindi anche quello è stato un momento per dire: cavolo, effettivamente allora il problema esiste, non è solo nei programmi televisivi che parlano di come si sciolgono i ghiacciai, di quanto aumenta Certo. l'effetto serra e quant'altro, ma lo vedevamo. Cose che in altre stagioni, in altre primavere non erano così, si capiva, ed era, diciamo, è stata una realtà che ci ha aperto gli occhi. Anche da questo punto di vista è servito per spingerci nella direzione di andare a ricercare, creare una divisione che si chiama dedicata agli investimenti green, in energie rinnovabili, piuttosto che in economia circolare, piuttosto che in efficientamento energetico. E ha dato una grossa spinta, un grosso aiuto. Tant'è che nel corso degli ultimi anni abbiamo fatto quasi una decina di progetti, oltre fuori a Val Bambù, abbiamo anche Borsino Rifiuti, EWA, Wateco, Linkar, WeCity, Alfa Mobility, e i progetti di efficientamento energetico in partnership con Eniluce Gas nel mondo del lending crowdfunding, nel progetto Cappotto Mio. Quindi è stato un momento difficile, ma che ha dato impulso a una nuova visione di più lungo respiro, che andasse ad integrare anche queste logiche di investimenti a impatto zero e ESG. Ok, allora, Giovanpaolo Rioldi, io ti ringrazio, ricordiamo CEO di Opstart, vi invitiamo insomma a prendere visione anche di ciò che fa la società ogni giorno a partire dal tema degli investimenti a impatto zero. Mi auguro di risentirti e risentirvi presto proprio per continuare ad approfondire questi temi. Intanto ti ringrazio naturalmente per essere stato con noi oggi e a presto sulle fonti TV. Grazie Grazie. e buona giornata a tutti. Grazie, Ciao. buona giornata, ciao, grazie mille.